nazionale della dottoressa Milan, che è nel centro studi di Ambi Veneto. Presentato il direttore portale, come? Parlo forte, va bene. Il portale dell'irrigazione ve l'ha introdotto, vi ha detto che è nato da un'idea di Ambi nazionale, mettendo insieme le due piattaforme che erano separate di IRIWeb e IRINET, sull'esperienza del consorzio Canale Emiliano Romagnolo, che è dell'Emilia Romagna, che ha campi sperimentali su cui ha provato la bontà del Consiglio Irrigo, perché il Reframe è la piattaforma del Consiglio Irrigo agli agricoltori su come irrigare, quando e quanto irrigare, sempre nell'ottica dell'uso efficiente e razionale della risorsa idrica. Questo perché lo sappiamo, l'abbiamo visto anche nelle elezioni precedenti, con i cambiamenti climatici, non abbiamo solo stagioni che si alternano con molta precipitazione, ma abbiamo anche stagioni molto siccitose. Questa è l'Italia, ma abbiamo visto in Veneto 2003-2012 e questa stagione che ormai è iniziata con un deficit idrico anche che supera il 60%, abbiamo visto nel bacino dell'Adige. E quindi c'è meno acqua a disposizione nei terreni, nei fiumi, negli invasi, si sono allungate le stagioni irrigue, c'è un incremento a causa dell'aumento delle temperature medie e dell'evapotraspirazione e quindi ci sono necessità irrigue che sono cresciute del 20-30% nelle campagne proprio a seguito di questi cambiamenti climatici, aumento di temperature e riduzione delle precipitazioni. Vedete, questa è un esempio di come è diminuita dal 2004 al 2000, no, scusate, come è diminuita, se non vedo il range temporale, però negli ultimi 10 anni credo, la portata del fiume Po misurata a Ponte Lago Scuro, che è all'inizio, diciamo, dell'acqua che arriva poi al delta del Po, che è notoriamente un territorio che soffre di carenza idrica, che ha nel contempo la problematica della risalita del cuneo salino. Di solito le portate normali misurate ad oggi del Po sono sui 950-1000 metri cubi al secondo del Po. Nelle stagioni particolarmente secche come quella del 2012 o del 2003 si è arrivati anche a 250-300 metri cubi al secondo, quindi capite estrema difficoltà nell'irrigazione. Il bacino del Po poi, il Reframe è stato testato proprio in Emilia Romagna perché il canale Emiliano Romagnolo su cui si è fatto il test deriva proprio l'acqua dal Po, quindi c'era la necessità di trovare dei sistemi per poter ottimizzare e rendere più razionale l'utilizzo dell'acqua. Tramite il cavo napoleonico? Sì, il canale Emiliano Romagnolo, sono 80 km, sì. Tipo LEB che vi dicevamo prima, Sant'Agostino, da Bondeno, Sant'Agostino e Bosena, fate abito lì. E arriva fino a Ravenna. Territorio molto ampio, sì, da soddisfare, e non solo dal punto di vista irrigo, ma anche, sì, a 500.000 persone, quindi anche civile fa l'uso idropotabile. E quindi questa esigenza di ottimizzare l'utilizzo dell'acqua. Un attimo, torni dietro Lisa. Quello che dicevamo prima, che da una parte abbiamo necessità di ridurre le derivazioni per lasciare più acqua nei fiumi, dall'altra parte si sta dimostrando, proprio dovuto agli effetti di cambiamenti climatici, che le necessità irrigue, periodo che si allunga, sono aumentate. Quindi è una forbice che invece di chiudersi si allarga, da una parte più acqua nei fiumi, dall'altra più acqua all'irrigazione, e la risorsa in mezzo sempre qui. Sempre quella, se non più scarsa. Quindi c'è la necessità di cambiare i sistemi. Quindi l'Ambi ha deciso di rafforzare l'impegno dei consorzi per giungere ad uno sempre più oculato e efficiente dell'acqua irrigua, realizzando il sistema cosiddetto esperto di consiglio irriguo alle aziende agricole tramite questa piattaforma, il Reframe. Il Reframe indica proprio in maniera personalizzata l'agricoltore che si iscrive al programma, e poi ci sono delle slide, vi faccio vedere brevemente come funziona e cosa bisogna fare per iscriversi all'interno, dal momento di intervento irriguo, il volume necessario a quella coltura per soddisfare il proprio fabbisogno e il vantaggio appunto che dà il singolo intervento irriguo nei termini di riduzione e di efficientamento dell'utilizzo. Consente quindi ad ogni consorzio di indicare irrigazioni economiche e di massima efficienza idrica, capace di far ottenere un risparmio idrico mantenendo e migliorando la produttività, sostenendo il reddito e la competitività dell'azienda agricola, cioè utilizza solo l'acqua necessaria al fabbisogno irriguo, non la spreca.
tenendo conto delle variabili attenzioni. Certo, e poi e del termine. E quindi è un sistema comunque semplice che è in grado di utilizzare tutti gli agricoltori. Vi faccio un esempio, la Regione Veneto in una misura del PSR passato e probabilmente verrà riconfermata anche nella prossima programmazione regionale, ha scelto proprio il Reframe come piattaforma di consiglio irriguo agli agricoltori, ha deciso di mettere a pagamento, diciamo, superficie, mais e tabacco. Cioè chi si iscriveva ai Reframe e seguiva il consiglio irriguo, che poi veniva registrato all'interno di specifici registri controllati di AVEPA, aveva degli incentivi ad ettaro che andavano dai 400 euro per il mais a ettaro ai 600 euro ad ettaro per il tabacco. Il Reframe funziona già in riduzione di risorsa idrica utilizzata. La misura del Veneto ha previsto un'ulteriore riduzione del 25%, pertanto si è dimostrato appunto che comunque si riusciva ad ottenere delle buone rese anche in riduzione ulteriore del 25% seguendo il consiglio irriguo che arrivava sul cellulare di ciascun agricoltore iscritto. Arrivava 24 ore prima in modo che uno fosse preparato a fare l'irrigazione nel tempo necessario nelle 24 ore successive, per farvi un esempio. E si sono iscritti tutti quanti, io facevo da assistenza, le domande erano prettamente su determinate come posso fare a modificare una coltura, però alla fine tutti quanti hanno raggiunto l'obiettivo ed hanno ottenuto il contributo di AVEPA, il pagamento insomma della misura irrigua. Il consiglio irriguo di Reframe migliora l'efficienza dell'uso dell'acqua, in quanto evita irrigazioni inutili quando il suolo è già sufficientemente umido perché ha piovuto e evita irrigazioni troppo precoci e tardive che non sono necessarie a portare avanti il ciclo della pianta. Il volume di adacquata evita irrigazioni troppo piccole che non bagnano lo strato radicale e comunque vengono rievaporate a causa delle temperature, evita irrigazioni di volume eccessivo che fanno percolare l'acqua in profondità e evita volumi eccessivi, quindi fa il dosaggio esatto di quello che serve alla pianta. Il vantaggio del singolo intervento sconsiglia adacquate di costo superiore al probabile valore dell'incremento produttivo dato dall'intervento irriguo programmato. Cioè fa in modo che la pianta sia, che il ciclo della pianta sia ottimale, senza perdita di produzione perché vado troppo sotto oppure do troppa acqua e quindi creo un eccesso di asfissia radicale sulla pianta che può compromettere la produzione. Sì, un attimo, il sistema è tarato per evitare perdite di produzione superiore al 30%. Il consiglio irriguo arriva, sì, lavora all'interno poi di si accende soglia. Un jack di allarme, nel senso che non lavora sotto soglia. Non lavora sotto soglia. Perché in realtà ti dice attento che così stiamo perdendo la produzione. Cioè calcola le condizioni climatiche, il bilancio idrico della pianta, sì, che sì. Non fa mai andare sotto dall'incremento di produzione del 30%. L'incremento di produzione del 30%. Gli obiettivi di questo progetto che si è posto in Reframe è quello di adattarsi ai cambiamenti climatici, a risparmiare risorse idriche, risparmiare anche energia, perché sappiamo che per far andare le pompe, i rotoloni ci vuole il carburante e quindi con le irrigazioni dosate in maniera corretta si risparmia anche su quello, minori costi per l'azienda agricola e anche per il consorzio stesso. Indiretti, migliore servizio agli agricoltori che ad esempio nella misura 214i sono diventati anche più consapevoli, che è la misura del PSR Veneto, più consapevoli di quanto ha bisogno la pianta di acqua e iscrivendosi l'hanno anche studiato, l'hanno anche testato insomma, e migliorare la conoscenza appunto delle necessità idriche che possono avere il territorio. E il sistema Reframe lavora su più strati, ha bisogno innanzitutto di definire il distretto irriguo che l'avete visto prima nelle descrizioni del direttore, abbiamo i grandi distretti e poi i sottodistretti dei consorzi di bonifica che hanno caratteristiche omogenee dal punto di vista culturale, dal punto di vista del terreno e del clima e quindi lavora su più strati integrando i dati meteo che provengono nel caso del Veneto dalle centraline dell'ARPAV messa a disposizione, certo, in rete,
i dati del suolo, anche qui utilizza la carta dei suoli del Veneto, che è stata l'ultimo aggiornamento e anche recente del 2012-2013, i dati della falda ipodermica sempre provenienti da ARPAV e i parametri della coltura che vengono calcolati in base a quello che inserisce l'agricoltore, cioè i dati appunto di culturali, sia mais o sia altra cultura. Sì, è l'unico input che dà l'agricoltore. È l'unico input di questi piatti culturali, più un tipo di impianto, cioè se è a goccia, se è rotolone, se è pluvirrigo, insomma il tipo di coltura e impianto viene implementato dall'agricoltore. Tutto il resto è fornito esternamente dall'ARPAV e integrato dalla piattaforma. L'output è il consiglio agronomico allineato con i dati del distretto. Quindi la profondità di lavorazione non viene citata dall'agricoltore. In un breve periodo di semina. Prende periodo di semina, sono i dati che vengono. Allora, sì, dato l'inizio culturale. Allora, i dati culturali, oltre alla cultura, esatto, viene inserita la data di semina, poi deve essere inserita la data di raccolto per chiudere il bilancio idrico e se conosciuti anche può essere implementata la profondità del terreno, perché a volte gli agricoltori fanno magari dei sondaggi per avere le caratteristiche del terreno, per miglioramenti fogliari, oppure hanno delle proprie capannine, c'è anche la possibilità di implementare ulteriormente tutte le funzioni del sistema e naturalmente il consiglio è ancora più accurato, diciamo, però già così abbiamo testato che è a un'accuratezza del 90%. Insomma. Un dato che rispetto ai cambiamenti climatici che stiamo verificando ha necessità di essere implementato con una serie di dati meteo più localizzati rispetto alle capannine ARPAV, quindi la possibilità e il programma è già pronto per implementare in telecontrollo tutto quello che abbiamo a disposizione, dalle capannine private a quelle degli istituti, a tutto ciò che esiste sul territorio. Potrebbe essere anche tramite satellite. Perché le bombe d'acqua ci hanno scombinato certe cose, cioè piove tantissimo su un territorio, a distanza di 2 km la capannina mi rileva zero. L'avviso al distretto arriva uguale perché la capannina ha rilevato questo e non riusciamo più a dare un consiglio preciso e quindi abbiamo la necessità, ma stiamo operando con i consorzi per implementare anche tutte le nostre centraline e agganciarle all'acqua. Diciamo che se ci sono questi fenomeni, queste anomalie che da una centralina all'altra non vengono registrate, c'è comunque la possibilità di l'agricoltore che è consapevole di essere in un terreno, non vede piovere però gli arriva il messaggio, oppure piove ma gli arriva comunque il messaggio di non confermare l'irrigazione e quindi il sistema per nelle 24 ore successive se il giorno è in automatico, perché io dico a casa mia è piovuto, lui mi dice di irrigare ma la vado ad annullare, inserisco che è piovuto, magari ho il mio, tutti gli agricoltori più o meno sanno quanti millimetri, va ad aggiornare e quindi si riaggiorna il bilancio. Quindi c'è anche un'interazione dell'agricoltore, per quello vi dicevo anche la maggior consapevolezza dell'utilizzo dell'acqua, perché comunque va a controllare quello che succede al suo bilancio, del suo campo, della sua cultura in quel momento. E quindi qua è una slide riassuntiva, diciamo, di quello che vi ho detto prima, degli vari strati, degli input e degli output. Gli input sono i dati culturali, il tipo e la pluviometria dell'impianto aziendale che li mette dentro l'agricoltore, i dati meteo, suolo, faglio, distretto che dipendono da altri. Alla fine viene calcolato un bilancio idrico della pianta e l'allineamento del consiglio con l'intuno con la disponibilità idrica, perché se siamo nei consorzi in cui l'irrigazione è turnata, cioè io non ho l'irrigazione ogni giorno ma ce l'ho fra ogni 2 giorni, ogni settimana, esatto, il consorzio lo comunica alle aziende agricole, in base a quello abbiamo fatto implementare, perché è un caso anche specifico del Veneto, per tutti i consorzi dell'alta pianura, quello di modulare il consiglio sulla disponibilità che uno ha dell'acqua. Più vicino possibile. Cerca di avvicinarsi di più alla cadenza settimanale. Altrimenti mi dice di irrigare quando non ho l'acqua alla fine. E quindi individua il momento di intervento irriguo, il volume e la convenienza economica e mette insieme tutti e tre gli elementi che vi ho illustrato prima. Il bilancio funziona anche abbastanza semplicemente, diciamo gli output. Gli input sono le piogge, l'irrigazione, cioè quindi abbiamo gli ingressi,
tramite le precipitazioni naturali, tramite anche le irrigazioni, vengono computate le perdite per evapotraspirazione e oscillamento, le risalite e le perdite della falda, e viene calcolato il bilancio idrico suolo pianta atmosfera tenendo conto di questi elementi. Valuta il consumo idrico delle colture mediante la stima dell'evapotraspirazione su base agroclimatica, coefficienti colturali corretti e adattati per le singole colture, e contiene degli algoritmi che sono stati elaborati in 20 anni di esperienza, da, come vi dicevo prima, dal consorzio CER, al fine di dare di tener conto appunto di tutti questi elementi in base al terreno e alla pianta che abbiamo su quel terreno. Ecco, passiamo alla parte più operativa. Il servizio di Frame è accessibile sia da internet, ci si iscrive solo tramite. Sì, solo tramite internet, però è possibile vedere il proprio bilancio idrico e vedere il consiglio irriguo attraverso il computer, oppure inserendo il cellulare dell'agricoltore gli arriva l'SMS, vi dicevo 24 ore prima, indicando il momento di intervento e il volume e anche la durata, cioè quanto deve durare l'irrigazione in base al sistema che ho inserito, se a rotolone, naturalmente sarà diverso dall'irrigazione a goccia. Questi sono i consorzi, i comprensori dei consorzi, dei 10 consorzi del Veneto, che sono stati implementati all'interno di Reframe per far funzionare anche non solo tutti gli agricoltori, ma proprio in previsione dell'attuazione di quella misura di PSR che vi ho detto, che è stata finanziata dalla Regione Veneto, cui hanno aderito, mi sono dimenticata di dirvelo, 400 aziende e 7.000 ettari. Cioè 7.000 ettari tra mais e tabacco distribuiti soprattutto nella parte meridionale e nella parte veronese dove ci sono i tabacchicoltori, hanno aderito alla misura 214 lire e hanno avuto quegli incentivi che vi dicevano. Quindi sono stati implementati i compressori di bonifica e irrigazione, e per i consorzi dell'alta pianura che avevano aderito sono stati inseriti anche i turni per modulare il consiglio irriguo. La piattaforma quindi è stata modificata, non era nata così, è stata modificata per il Veneto per poter far accedere anche i... Dimmi. No, mi devo chiedere, proprio riferimento al PSR, quindi sì. Come si fa a vedere l'attinenza poi reale dell'irrigazione, no? Cioè per avere il plan di superficie? Allora... Consiglio, allora, l'agricoltore ha l'obbligo era di iscrizione al sistema con il proprio appezzamento, gli ettari messi a misura, la coltura o mais o tabacco, il sistema irriguo. Arriva il consiglio, vengono tutti registrati e alla fine della stagione irrigua l'agricoltore aveva la sua stampa, aveva il suo registro completo. Ma c'è un contatore dell'acqua che mette... Era l'obbligo di installare anche un misuratore sul sistema irriguo. Aveva la facoltà di fidarsi del registro, oppure a Campione di andare sul campo a controllare anche il contatore, il misuratore, diciamo, per osservare il sistema. E quindi poi confrontava. Si giustifica il certo. La differenza tra un sistema, il sistema normale e il sistema della misura è che è stato inserito il registro automatico della data. Per certificare entro le 24 ore del consiglio irriguo la conferma automatica del computer. Certo. Quindi la data qua è data per buona. E giustamente la VEPA si riserva il controllo. Certo. L'abbiamo semplificato per non creare un problema di perché inizialmente dovevano tenere il registro delle adacquate a mano. Come un registro di campagna, era impossibile da farsi. Certo. E allora il sistema produce un registro informatico. Che è per solo per il Veneto. Sì, esiste solo per quella misura. Sì, esatto. Ed è per questo che il sistema di Reframe è stato certificato dalla Comunità Europea nelle verifiche che hanno fatto al PSR. Certo.
Quindi questo è un sistema che tecnicamente è stato già validato, sì. È validato. Perché alla fine dagli audit che ha fatto un documento informatizzato in cui alla fine della stagione dice quanti metri cubi ad ettaro sono stati, ci sono stati in tutto, insomma, in Arrampata. Lavora comunque per la misura in ulteriore riduzione del 25% di distribuzione dell'acqua, salvando però comunque le riproduzioni, rimanendo in quel limite tale che l'agricoltore non rimetta la produzione, quindi le entrate economiche. Vi faccio vedere un esempio di come funziona la georeferenziazione della propria azienda agricola. In base alla georeferenziazione dove io ho la mia, il mio campo, la mia superficie, rileva le caratteristiche del terreno, perché sotto, vi dicevo, c'è la carta dei suoli che funziona, e va a rilevare anche i dati meteo delle centraline che sono in prossimità del mio appezzamento. Poi vado ad indicare, vedete, tutta la serie di colture che posso avere a disposizione, tutte quante. Mascherina tendina scelta, vedete, cioè, queste sono state aggiunte per noi tabacco PSRN, ad esempio, che si distingue dal tabacco normale, perché appunto questo lavora in ulteriore riduzione rispetto già alla riduzione che è il frame per risparmiare l'acqua. L'impianto per il mio apprezzamento, vedete, sono stati implementati anche qua dal consorzio Canale Milano Romagnolo nelle varie sperimentazioni tutte le tipologie di impianti di irrigazione, le caratteristiche dell'apprezzamento. Questo è quello che trovate se qualcuno di voi fosse iscritto dentro di Reframe. Che lo può fare? Certo. Anche con un'azienda virtuale, volete. Puntando un mappale, vedete, ad esempio, e provare a ricevere tabacco, su questo è il caso del PSR, di un appezzamento di tabacco PSR. Quindi avrò tante schede, tanti quante sono le culture all'interno, cioè, delle aziende, tanti appezzamenti, tante culture, ogni appezzamento una cultura. No, la divisione delle aziende, magari anziché essere un corpo unico, sei in più corpi, quindi io faccio un'unica iscrizione. Certo, e tanti appezzamenti, tu appezzamenti sei un unico utente, ma sotto di te ci sono tanti appezzamenti che tu devi georeferenziare, mettere il tuo segno in base a quello, perché altrimenti non riesci a rilevare le caratteristiche. Gli SMS arrivano per cultura. Esatto, per cultura. Vedi, tabacco in turno. Quindi qua c'è un turno irrigo, il consumo di oggi ipotetico, 1,4 metri cubi al secondo, doveva irrigare il 10 agosto, il consumo di irrigo totale in millimetri. Vi arriva l'SMS, quello lo potete trovare sia dentro, se andate con il vostro account, oppure se vi iscrivete col cellulare vi arriva l'SMS, consorzio di bonifica per il sorgire, mais medio, consumo medio giornaliero, questo è perché ha fatto il bilancio, acqua, suolo, atmosfera, perdite e input e output, data irrigazione, la durata, il volume e la durata, volume in millimetri, che poi lui alla fine somma nel registro, si misura e dà i metri cubi. Tecnicamente ti dice che col tuo impianto un'ora di irrigazione. Un'ora di irrigazione. E calcola la potenzialità dell'impianto, dice irriga un'ora col tuo impianto e distribuirai quei millimetri. Esatto, 30 mm sulla tua superficie, perché inserisci anche quanti ettari hai, insomma, di quella coltura. È facile per gli agricoltori, appunto, perché non è... l'interazione è proprio quella che vi ho fatto vedere, insomma, la georeferenziazione della vostra azienda e l'inserimento dei dati che ciascuno sa, che ciascuno ha per il proprio piano culturale, e l'arrivo dell'SMS che ti dice quanto e dove e come. E questo è appunto come vi appare il portale, è attivo probabilmente anche in più regioni adesso di queste che sono indicate, quasi tutta Italia, insomma. I risultati attesi, ma che sono anche stati raggiunti, l'aumento della la variabilità climatica, una maggiore efficienza dell'utilizzo dell'acqua, risparmio che vi dicevo va dal 15 anche al 25%, risparmio energetico, che si traducono in minori costi e una maggiore competitività dell'azienda, economie nell'esercizio irrigo del consorzio e maggior contatto con gli associati agricoli da parte dei consorzi di bonifica. Comunque in questo momento siamo noi come associazione, come Ambivento, facciamo assistenza, insomma, a chi ha bisogno di capire come funziona, come iscriversi, se ha delle problematiche di tipo tecnico o informatico.
Se poi avete bisogno, magari per i vostri alunni, nella parte che riguarderà gli studenti, in base al protocollo che è stato fatto, di spiegare operativamente anche come provarlo. Si fa e provare, siamo a disposizione. Adesso vi ho fatto vedere solo qualche slide di come ci si iscrive, però poi entriamo in maniera più specifica, anche magari se avete degli appezzamenti come istituti, all'Onigo abbiamo fatto così, l'azienda, l'istituto ha dei terreni, li inseriamo, così vi arriva anche come istituto, il consiglio arrivo, lo vedete fisicamente, insomma. Ecco, il sistema l'abbiamo messo a disposizione, come dicevo prima, come AMP, è opzionato a livello nazionale la piattaforma, e in realtà poi anche gli SMS vengono individuati in un sistema generale che tra virgolette contribuiamo noi a pagare per il sistema, però in realtà per noi è vantaggioso, intanto fa sì che questo si dissemini sempre di più, perché in Regione Veneto siamo partiti, mentre l'Emilia Romagna era vincolato a tutte le misure agroambientali ancora da anni, il Veneto parte da 2-3 anni fa, quando la misura ambientale 214 ha messo a regime questo sistema, però l'abbiamo calato su tutto il territorio. È disponibile su tutte le culture, quindi chiunque oggi che è iscritto ad un consorzio di bonifica, teoricamente che è dentro un comprensorio, può iscriversi liberamente. E poi noi lo vediamo, perché poi noi abbiamo i report di tutti, e quindi teniamo conto anche del numero di agricoltori o teorici utenti. È logico che se tutti gli utenti fossero iscritti, noi avremmo anche il bilancio del fabbisogno idrico complessivo da detrarre all'acqua che preleviamo. Conto già fatto. Questo sistema per noi è trovare, però bisognerebbe che tutti lo applicassero. È un po' difficile. Però ecco, è molto funzionale. Quello che su cui si sta lavorando adesso, ci diceva il CER pochi giorni fa che abbiamo fatto un meeting internazionale proprio sulla risorsa, è arrivare non più a calcolare il fabbisogno idrico della coltura portandola ad uno stress idrico è controllato fino al 30% massimo di perdita del prodotto, ma è riuscire ad individuare anche quando irrigare nel momento in cui la pianta ne ha realmente bisogno per portarla a produrre, non a produrre foglia, ma a produrre frutto. Lo stanno sperimentando sul pomodoro, perché hanno visto che ci sono delle code, delle teste che si possono tagliare in termini di irrigazione, che producono esclusivamente, come la barbabietola, che producono solamente pianta e non mi generano produzione. E quindi stanno cercando di modificare gli algoritmi per avere dei consigli specifici. È quasi da portare la pianta in stress da un punto di vista di vegetazione, ma concentrarla sul prodotto e ottimizzare al massimo in realtà siamo già su un buon livello avanzato di studio. Grazie. Dottoressa Mila, la saluto, ma scappo anch'io fra poco. Quindi abbiamo finito, il sistema però è a disposizione, visibile. Però l'idea della dottoressa Milan, quello che nel momento in cui faremo... Buongiorno, grazie. Scusate, ci mando tra le 6:25. Bravo, bravo. Per i ragazzi, soprattutto, proprio di provarlo materialmente su un'aula di informatica, georeferenziando 4-5 appezzamenti, provare a farli inserire e vedere poi lo sviluppo che ha di frame su una stagione, su alcune culture, proprio perché è logico che a monte bisogna conoscere bene il bilancio idrico, perché è la base di conoscenza, giustamente, se uno conosce bene questo, dopo questo funziona solo sul bilancio idrico. È inevitabile che questo sistema si contrappone, e ci stiamo un po' misurando, sempre a livello nazionale, dei nostri consorzi, con IRISAT, l'altro sistema che funziona con satellite. E qua ci sono i due filoni di pensiero rispetto appunto all'output di dati che emergono. Stiamo cercando anche lì con un progetto comunitario di integrare i due sistemi, quello che lavora sul satellite e quello che lavora sul bilancio idrico, e per dare sempre una piattaforma sempre più precisa per fornire consigli a lui. E dall'altra parte poi capite bene che questo si tramuta nell'irrigazione di precisione, perché con più saremmo precisi nei dati, più porto l'agricoltore ad un'irrigazione specializzata in precisione a bassi consumi, e si spera sicuramente
a basso consumo complessivo, però mi fermo qua definitivamente adesso. Due parole a conclusione del corso. Allora, questa era la prima fase del progetto, come voi sapete, quindi questo corso era il punto di partenza di quel progetto di collaborazione tra la rete, le scuole e l'associazione delle bonifiche. Noi avremo piacere, soprattutto anche l'ente delle bonifiche, che possano avviarsi anche le altre due fasi, e quindi vi è la necessità di poter far partire già da settembre quel progetto di eccellenza per 7-8 ragazzi. Mi sembra che la professoressa Boato ha già avuto l'adesione di 4-5 ragazzi, 4-5 istituti. Ci sarebbe la necessità per quelle scuole che non hanno ancora individuato un ragazzo, quindi fate un po' promotori presso le scuole in questa fase, perché vorremmo già iniziare a programmare il progetto qui a giugno, in maniera da poi partire con questi 6-7 ragazzi. Quindi quelle scuole che non hanno ancora individuato un ragazzo, se voi vi fate promotori di questo, sarebbe estremamente importante. L'altra cosa che doveva partire già quest'anno, ma partirà il prossimo anno, è quella relativa ovviamente alle visite e alle lezioni in aula ai consorzi vicini alla scuola, ovviamente di competenza del territorio della scuola. Quindi anche qua chiediamo a voi di essere promotori all'interno della singola scuola, sia di avere anche una ricaduta di questo corso a tutti i colleghi delle scuole che voi di cui siete presenti, in maniera che dal prossimo anno, già a partire da ottobre, settembre, inizino quelle serie di visite coordinate ai consorzi di bonifica che c'è una lezione in aula di cui si rende disponibile gli ingegneri, gli esperti del consorzio a venire presso la scuola, e poi la visita, quindi questo sistema che viene coordinato a livello centrale dalla rete, a livello centrale del consorzio bonifica, per cui nel comunicato che era già stato dato, l'insegnante che volesse iniziare questo percorso le dà comunicazione all'ANBI Veneto e alla persona dedicata di cui avete però riferimenti, in maniera che vengono programmato l'intervento in classe e poi viene programmata la visita. L'intervento in classe è assolutamente gratuito, ovviamente la visita a carico dei singoli istituti con l'autobus e il pullman di istituto. Ecco, questo quindi, se riusciamo a mettere in piedi tutto questo percorso, poi la cosa, come dicevo all'inizio, diventa una cosa strutturale, questo rapporto e questa collaborazione. E quindi spero che voi che avete partecipato a questo corso diventate presso le vostre scuole un po' i portatori di questa iniziativa. Detto questo, non mi resta che ringraziare ovviamente il dottor Prestani, che si è reso disponibile con la sua competenza per tutto il ciclo di queste lezioni. Noi, la professoressa Boato, invierà via email a voi un modulo di gradimento in cui potete esprimere il gradimento al corso, eventuali suggerimenti e quant'altro, lo restituite via email e poi vi daremo anche, l'ho appena firmato anche il presidente della rete, l'attestato ve lo faremo avere, quindi vi chiediamo di compilare anche questo modulo di restituzione sul gradimento del corso e anche eventuali suggerimenti, eventuali altri argomenti che desiderate approfondire, magari poi una riedizione di approfondimento, oppure anche applicazioni pratiche all'interno della scuola rispetto per esempio a questo programma di Reframe, che penso che tutte le aziende degli istituti agrari dovrebbero iscriversi a questo programma, e quindi questo serve anche proprio a questo, e quindi vi chiedo un po' questo sforzo. Detto questo, la rete vuol fare un piccolo omaggio, se è saboato, di alcuni vini prodotti da alcune scuole, in particolare da Padova e da Torpestani, quindi ve lo consegniamo, una parte che noi raccogliamo, che ci sono le due Gabuzzi, non so di farci anche di qualche altro istituto, un piccolo omaggio per la disponibilità. Spero che il corso sia stato di gradimento. Grazie. Quindi farei un applauso anche a tutti.
tanto perché è un'esperienza che è servita anche a noi, perché non è la prima volta che sperimentiamo le nostre cose in ambiti diversi. Noi le conosciamo bene perché ci lavoriamo tutti i giorni, però ritengo che questo rapporto, io l'ho detto fin da subito, è una cosa che a me entusiasmo molto e vorrei ripeterla e continuarla. Quindi i suggerimenti che vorreste fare, vorrete fare nelle varie segnalazioni anche di specifici argomenti in approfondimento rispetto al modo con cui li abbiamo portati qua, perché siamo stati molto sul generico, però ecco,